Si è tenuta nei giorni scorsi l'iniziativa istituzionale Fondali Puliti. Il Comune insieme a Guardia Costiera e operatori portuali hanno ripulito i fondali dell'area portuale e zone limitrofe dai detriti della mareggiata del 29 ottobre scorso. Sott'acqua i pali della luce, le colonnine delle banchine, le ringhiere spazzate via dalla furia delle onde. La cosa difficile è stata rimuovere queste strutture che erano facilmente individuabili, ma erano incastrate sotto i massi o comunque sotto le strutture cementizie che sono andate a finire in mare. È una fase che fa capire quanto le istituzioni, quindi non soltanto la Guardia Costiera, ma in piena sinergia con l'amministrazione comunale, tengano a ricostruire, ma a farlo in maniera intelligente e soprattutto nel rispetto del mare. Questa iniziativa testimonia la collaborazione che c'è sempre stata con la Capitaneria di Porto, che dal 29 ottobre ci sta accompagnando per mano nel recuperare la funzionalità del nostro porto, e testimonia l'ottima collaborazione che c'è anche con gli operatori privati che si sono resi disponibili a partecipare in prima battuta insieme alla Capitaneria e all'amministrazione alla pulizia dei nostri fondali. Best Western, che ha sposato il progetto Plasticless di LifeGate, ha deciso di installare a proprie spese 4 cestini mangia rifiuti in Italia, l'ormai famoso Sea Bin. Il primo di questi 4 proprio a Santa Margherita Ligure, gli altri a Palermo, Pescara e Venezia. Intanto il Sea Bin, acquistato da Comune Area Marina Protetta circa 2 anni fa, ha trovato la sua collocazione definitiva presso il ristorante Skipper. Il progetto LifeGate Plasticless nasce l'anno scorso, ci occupiamo di sensibilizzare le persone al tema della plastica in mare, e con il progetto abbiamo individuato un dispositivo, sono i Sea Bin, questi cestini che riescono ad aspirare le plastiche e anche le microplastiche, quelle sotto i 2 mm, che sono le più dannose per gli organismi marini. Questo sicuramente l'area del Tiguglio per noi è molto importante, quindi abbiamo deciso di cominciare da qui il nostro viaggio per Plasticless. Metteremo dei Sea Bin anche a Palermo, a Venezia e a Pescara prossimamente. L'hotel Regina Elena ha sposato questo progetto Plasticless e molto volentieri. Noi ci siamo posti l'interrogativo dove potevamo eliminare la plastica nel modo più semplice e immediato, e abbiamo deciso di farlo per tutto quello che concerne il materiale usa e getta. Abbiamo sostituito quindi questi materiali con materiali in PLA che sono completamente biodegradabili. Siamo molto sensibili a quello che è la protezione del nostro mare. Ci sembrava una cosa molto bella poter installare questo strumento che aiuta a pulire i mari da queste microplastiche che stanno facendo veramente dei disastri. Un aiuto in più. È una soddisfazione essere qui oggi e come Comune di Santa Margherita condividere con degli operatori privati questo percorso di attenzione verso l'ambiente, di ecosostenibilità, in particolare di lotta ai rifiuti galleggianti. Più accessibile, più accogliente, dotata di cabina per cambiarsi, doccia, rubinetti per l'amica quattro zampe. Ecco la Baobao Beach, pesantemente danneggiata dalla mareggiata del 29 ottobre scorso, è tornata finalmente a disposizione di residenti e ospiti che vogliono trascorrere un pomeriggio al mare con il proprio cane. Anche in questo caso i volontari della Leida si occuperanno del rifornimento di sacchetti per la raccolta di escrementi. Un San Margheritese in consiglio regionale è Augusto Sartori, già assessore comunale e presidente ASCOM cittadino, che è subentrato come primo dei non eletti in quota Fratelli d'Italia dopo la sospensione del consigliere regionale Matteo Rosso. È la prima volta che un San Margheritese siede tra i banchi del consiglio regionale. È una grande soddisfazione, è un piccolo grande sogno che si avvera ed è certamente una grande responsabilità, in quanto certamente il mio impegno sarà rivolto principalmente al territorio nel quale vivo, dal quale provengo. Naturalmente sono un consigliere regionale, quindi mi occuperò di tutte quelle che sono le questioni della Liguria da Ventimiglia a Sarzana, ma chiaramente avrò un occhio di riguardo per Santa Margherita e il Tiguglio. I 50 anni dell'uomo sulla luna, ma anche i 500 anni della morte di Leonardo da Vinci. La terza edizione di Estate con le stelle, rassegna culturale di arte, scienze e letteratura, che si svolge tra Santa Margherita Ligure, San Michele di Pagana e Portofino da luglio a settembre 2019, toccherà anche questi due argomenti, ma non solo.
Diciamo, nella nostra filosofia è proprio quello di coinvolgere un territorio, perché ci interessa proprio, come dire, tanto vabbè, allargare l'uditorio, ma soprattutto creare delle sinergie e creare degli eventi che, come dire, rimandino un po' da un luogo all'altro. Ovviamente nel Tiguglio è molto facile, perché poi si sono talmente belli. Proprio la particolarità di questi incontri qui a Santa Margherita è di costruire una sorta, provare a costruire una sorta di ponti tra i saperi. Santa Margherita Ligure ha festeggiato la sua santa patrona, celebrazioni religiose con la partecipazione del vescovo ausiliare di Genova, Monsignor Nicolò Anselmi, la processione lungo le vie cittadine, i lumini votivi galleggianti e lo spettacolo pirotecnico a cura dell'associazione Sparata San Siro. Chiudiamo dando uno sguardo agli appuntamenti in programma a Santa Margherita Ligure, partendo dai laboratori di biologia marina tutti i lunedì in Piazza del Sole. Così come tutti i martedì, lo yoga in riva al mare, sempre in Piazza del Sole. Appuntamento per grandi e piccini con il flauto magico, rassegne di teatro di figura. Prosegue Santa Festival 2019, il concerto di martedì sera a spazio aperto è dedicato alla chitarra. Estate con le stelle, primo appuntamento della stagione che riguarda gli appuntamenti scientifici. Prosegue Donne in Jazz in Piazza Caprera mercoledì sera, concerto di Wisteria Suites. Tornano i Mi Games, l'evento multisport più grande d'Italia. Finale del concorso lirico internazionale Clip a Villa Durazzo, giovedì alle 18. Serata in musica in riva al mare, nella spiaggia Mare per Tutti, in Ghiaia. Il quartiere di Corte festeggia la Madonna della Lettera. Fino al 28 luglio, esposizione d'arte di Yo-Yong Jai alla Galleria d'Arte Cella. Resta aggiornato. Ricevi ogni settimana il TG Santa sul tuo smartphone.